trasferta marittima per il campionato italiano di trial che ha fatto tappa domenica 2 maggio a Marina di Campo sull'Isola d'Elba per il terzo appuntamento stagionale. E si è trattato anche per questa volta di una gara bella, vincente e ben organizzata, grazie al grande impegno del locale motoclub Full Gas, che ha saputo proporre un percorso panoramico dal mare ai monti, accontentando proprio tutti, dagli oltre 80 concorrenti in gara, al folto pubblico che ha goduto di uno spettacolo insolito per la tranquilla località elbana. Due gli scenari di gara, con prove tracciate dagli oltre 800 metri d'altezza del Monte Capanne, avvolto da fredde nuvole fino all'incantevole scogliere di Secchetto, mentre è stata letteralmente assalita dal pubblico l'ultima zona, realizzata artificialmente sul lungomare di Marina di Campo. Eccellente per tutta la durata della gara il servizio logistico coadiuvato dai locali volontari della protezione civile a disposizione dell'organizzazione. E il mare deve avere fatto bene al 37enne poliziotto Diego Bosis, con la Montesa, che ottiene il primo successo stagionale, anche se di stretta misura sul collega Fabio Lenzi in sella alla Gas Gas. Ottima come sempre è stata anche la gara di Michele Orizio sulla vetta numero 3, che torna sul terzo gradino del podio. Nelle altre categorie si sono ripetuti al successo i piemontesi Francesco Iolita su Montesa tra i senior, Alessandro Mondo su Gas Gas tra gli junior, mentre il lecchese Petrella ottiene un sofferto successo tra gli over 30 della categoria Master. E unico straniero in gara, lo spagnolo Marcel Giustribò in sella alla Montesa si impone sui nostri, anche se di poco, nella classifica assoluta internazionale. E allora? Il numero 4 per un e passiamo ora alla gara partendo come di consueto dalle prestazioni dei piloti della massima categoria, la Expert nazionale. Grande affermazione del bergamasco Diego Bosis con il pettorale numero 4 su Montesa al termine di una gara combattuta sul filo della parità con il collega poliziotto Fabio Lenzi. In testa al primo giro, Diego Bosis si fa raggiungere nella seconda parte di gara da Lenzi, ma riesce a contenere il distacco in pochissimi punti di differenza. E dopo un terzo giro, in leggera sofferenza, Bosis, sempre pronto ad agguantare l'ennesimo successo in carriera, si è visto consegnare la vittoria sul classico piatto d'argento, grazie ad un errore del bresciano Lenzi proprio all'ultima zona. Bosis ha comunque meritato questa vittoria perché ha guidato in modo impeccabile, sfoggiando anche in questa occasione tutta la classe e l'esperienza che 23 stagioni di gara sempre ai vertici gli hanno improntato nel carattere. 28 sono le penalità complessive ottenute da Diego Bosis, che non nasconde per quest'anno di puntare al settimo titolo tricolore prima di ritirarsi, e pare proprio che la promessa riesca a mantenerla, in quanto con questo successo è balzato in testa alla classifica provvisoria di campionato. E sentiamo ora il commento di Diego Bosis al termine della gara. Diciamo che è andata abbastanza bene, sono riuscito nel primo giro a trovare subito un buon ritmo, ho fatto un ottimo primo giro, ho sbagliato un po' il secondo giro perché ho preso subito un 5 alla 3, mi sono un po' deconcentrato, poi un 5 all'ultima e ho calato un po' l'ultimo giro, però ero molto fiducioso per il terzo giro e alla fine sono riuscito a dare il meglio di me nell'ultimo giro. Devo dire che Fabio mi ha fatto sudare perché è andato veramente molto forte, è stato forse un po' sfortunato l'ultima zona, però le gare sono così e sono contento per la mia vittoria. Team Spea Gas Gas, e allora come abbiamo fatto con gli altri campioni italiani, l'applauso l'ha fatto anche per lui.
Decisamente sfortunato Fabio Lenzi con il pettorale numero 1 di campione d'Italia in sella alla GasGas, il quale si è visto sfuggire la vittoria all'ultima zona per la caduta di una bandierina, peraltro già penzolante per precedenti urti. 44! Il campione italiano ha guidato in modo impeccabile per tutta la gara, senza mai commettere errori di rilievo, dimostrandoci a suo agio sulle cime del Monte Capanna e sulle zone tracciate sulla scogliera di Secchetto. In leggero svantaggio al primo giro il poliziotto bresciano Lenzi ha mantenuto alta la concentrazione, raggiungendo lo spagnolo Giustribò in prima posizione assoluta. Purtroppo la sfortuna lo attendeva a pochi metri dalla vittoria, con una bandierina che cadeva inesorabilmente dopo il suo passaggio. A termine Lenzi totalizza 31 errori complessivi che gli valgono il secondo posto nella graduatoria nazionale e il terzo nell'assoluto. In questa seconda posizione Fabio Lenzi rimane comunque in corsa per il titolo 2004, anche se a 4 punti dal capoclassifica Diego Bosis. E sentiamo ora cosa da raccontare Fabio Lenzi nella conferenza stampa di fine gara. Ma fino all'ultima zona del terzo giro bene, non avevo commesso nessun 5, tutto sommato non avevo fatto grossi errori, purtroppo l'unico 5 della gara mi è costato la vittoria, comunque come diceva Diego a volte la fortuna risolve le gare, comunque devo fare i miei complimenti a Diego perché ha veramente guidato molto forte fin dalla prima zona per arrivare all'ultima. E la gara mi è piaciuta, è stata una bella gara, non abbiamo perso tanto tempo al primo giro, però alla fine siamo arrivati con pochissimo tempo, avevamo veramente il tempo stringato, quindi anche un ritmo di gara molto, molto alto. Io comunque sono soddisfatto della mia prestazione, ho guidato bene, l'ho motorata bene, tutto il team come al solito ha lavorato al massimo, devo ringraziare tutti i componenti perché veramente sono stati molto molto bravi. Michele Orizio, numero 3 del Top Trial Team in sella alla beta. E torna sul terzo gradino del podio il giovane bresciano Michele Orizio con il pettorale numero 3 in sella alla beta, che pur essendo partito molto bene paga troppi errori sul finire del primo giro, che conclude però in terza posizione. Nella seconda parte di gara, Orizio si ripete commettendo ancora numerosi errori, ma evidentemente è in buona compagnia, in quanto rimane saldamente ancorato al suo terzo posto. Finalmente, all'ultimo giro, Orizio si sblocca e stacca un ottimo passaggio con 7 errori parziali sulle 10 zone, che gli permettono di contrastare la forte rimonta di Daniele Maurino. A fine gara Michele Orizio totalizza così 44 errori complessivi che gli valgono la terza posizione sul podio. E con questa buona prestazione Orizio consolida il quarto posto in campionato con 43 punti alle spalle di Dario Re delle Gandine più avanti di 5 unità. Sentiamo il commento di Michele Orizio nella conferenza stampa di fine gara. Il pilota del Top Trial Team su beta, Michele Orizio. Michele, raccontaci com'è andata. Ma la gara è andata abbastanza bene, sono partito subito cercando di fare la mia gara pensando soltanto a me stesso, quindi non ho mai visto gli altri piloti in zona
Questo da una parte mi ha un po' penalizzato perché magari non ho visto dove passavano alcune traiettorie loro. Comunque sono abbastanza soddisfatto della mia gara, sono rimasto abbastanza concentrato. Ho sbagliato un po' tanto nel secondo giro, ho avuto un po' di fretta nel volerlo finire. E comunque anch'io faccio i complimenti per le zone molto, molto tecniche e molto belle. Pilota che viene dal Piemonte, del team Espea Gas Gas, si tratta di Daniele Maurino. Che... una gara finita bene per il piemontese Daniele Maurino con il pettorale numero 5 in sella alla Gas Gas. Maurino, dopo un avvio decisamente scarso con pesanti parziali al primo e al secondo giro, trova le motivazioni per esprimere le sue grandi doti di scalatore. Infatti al termine del secondo passaggio si ritrova con 43 errori in quinta posizione provvisoria alle spalle di Re delle Galline. Ma nella tornata finale, sapientemente spronato dal suo assistente di gara, Eric Uva, Maurino riesce ad esprimersi al massimo livello, spuntando un parziale di 6 errori quasi record, che gli valgono la rimonta al quarto posto finale, ottenuto con 49 errori complessivi. Apriamo le danze con Giulio Piotti, che praticamente sono poi piloti professionisti oppure semi professionisti della categoria. Trasferta disastrosa per il tre volte campione italiano Dario Re delle Gandine con il pettorale numero 2 e alla guida della Montesa, il quale dopo una bella vittoria ottenuta ad Arpino nella gara precedente appare nuovamente in difficoltà. Infatti già da metà del primo giro era tagliato fuori dalla lotta per la vittoria. Poi sono iniziate le cadute, alcune lievi ed altre più pesanti, che lo hanno rallentato vistosamente. Solo all'inizio del terzo giro si riprende e tenta una timida rimonta, ma poi nelle ultime 5 zone crolla e scivola inesorabilmente nelle retrovie a quota 59 penalità, collocandosi in quinta posizione con una gara decisamente da dimenticare. Eccolo qua Diego che vuole battere il record di Donato Miglio e è sulla buona strada. Dalla Spagna, al vostro applauso, Marcel Justribon. Marcel Justribon, pilota del team Bosis su Montesa. Per quanto riguarda la categoria internazionale, uno solo lo straniero in gara e ottiene il secondo successo assoluto. Si tratta dello spagnolo Marcel Justribon, in sella alla Montesa con il pettorale 18, che vince con 2 soli punti di scarto sul suo avversario e team manager Diego Bosis. Dopo il banale errore alla prima zona di gara, Marcel Justribon conclude il primo giro senza errori rilevanti, con un parziale di 7 penalità. Poi nella seconda parte di gara incappa in un infortunio che gli limita l'uso della mano destra. Nonostante questo problema, Justribon prosegue con qualche difficoltà, ma riesce a contrastare gli avversari Bosis e Lenzi, che nel frattempo si stanno avvicinando. Ripresosi dalla botta, Justribon conclude il terzo giro con un parziale record di 5 errori, ottenuti per lo più nella zona finale indoor, dove è arrivato evidentemente esausto e dolorante. Al termine, con un complessivo di 26 errori, Justribon si aggiudica la seconda vittoria assoluta del 2004. Ancora una bella vittoria per Marcel Justribon. Come ti sei trovato su questa zona all'Isola d'Elba? Bene, ho sbagliato un po', però mi ho sentito tanto bene, anche tutto è andato forse bene. Io ho sbagliato un pochettino il secondo giro, che ho rischiato un po' la mani, però niente, la moto anche tutto il team è andato benissimo e speriamo seguire con questa raccia, se dice, non so come si dice in italiano,
e niente, speriamo stare all'altura. Le zone come erano? Bene, anche un po' lunghe, no? Che questo faceva che sentia la fatica, no? E dopo niente, un po' lontano anche il percorso, ho andato un po' manetta al terzo giro e niente. Bene però, bene perché hanno fatto un bello trial questa gente. Ehi, hey, vai! Sei grande! Grazie a lui, grazie a lui! Michele, Maurizio. E passiamo ora alla gara degli emergenti piloti della categoria senior, dove troviamo, caricato dal terzo posto ottenuto nella prova di mondiale riservati ai piloti junior, il piemontese Francesco Iolitta, con il pettorale 35 alla guida della Montesa, il quale torna sul gradino più alto del podio sfoggiando una guida spettacolare che lo proietta già tra i professionisti della Expert. Irraggiungibile dagli avversari fin dal primo giro, Francesco Iolitta rimane sempre al comando, staccando incredibilmente il punteggio record già al primo dei tre giri di gara. Nel secondo giro, a causa di qualche problema meccanico, Iolitta appare in difficoltà, poi si riprende e chiude la gara con 28 errori complessivi che gli valgono la seconda vittoria stagionale e di conseguente allungo in classifica di campionato per la categoria senior. Sentiamo il parere di Francesco Iolitta nell'intervista di fine gara. Ma sono molto contento del mio risultato di oggi, perché nel weekend ho avuto qualche problema meccanico e per cui sono molto più contento della vittoria ottenuta qua che non della prima prova a Chiampo. Le zone erano selettive perché era facile fare 0, ma c'era sempre in tutte le zone la possibilità di fare 5. Della provincia di Vicenza del trial motocross. Ancora una bella prestazione per il campione junior del 2003 Andrea Vaccaretti con il pettorale 46 in sella alla beta. Vaccaretti si dimostra sempre più a suo agio tra le maggiori difficoltà riservate ai piloti senior. Il vicentino Vaccaretti ha commesso qualche errore solamente in avvio di gara. Poi, prese le misure e le zone, ha girato con punteggi da prima posizione, ma non è bastato per rimediare al gap iniziale. Andrea Vaccaretti si conferma ancora una volta come una delle migliori promesse del trial italiano per i prossimi anni. 34 sono gli errori complessivi totalizzati dal vicentino a fine gara. Sentiamo ora il suo parere nell'intervista rilasciata in conferenza stampa. Beh, diciamo che è andata abbastanza bene, devo solo recriminarmi un 5 alla 8 al primo giro, dopodiché ho sempre girato abbastanza bene. Ho avuto anch'io come Francesco un problema meccanico nella zona numero 4, l'ho risolto e dopo ho girato come so fare. E allora è partito Matteo Grattarola alle ore 10:15 e allora lasciamo adesso posto al... Ed è la volta di Matteo Grattarola in sella alla Scerco con il numero 55 di pettorale. Questo giovanissimo lecchese, campione italiano cadetti nella 125 nel 2002, nella oltre 125 nel 2003, quest'anno passa dopo alcune gare nella junior direttamente nella categoria senior e finalmente sale sul podio. Anche per Matteo Grattarola si è trattato di una gara tutta in rimonta. Dal sesto posto del primo giro migliora la prestazione nelle tornate successive, fino a raggiungere la terza posizione finale, grazie ad un ottimo e straordinario terzo giro che lo porta a chiudere con 42 errori complessivi un'ottima gara. Sempre sintetico nei suoi commenti, sentiamo Matteo Grattarola in conferenza stampa. Allora, la gara è andata abbastanza bene, mi è piaciuta. Le zone, secondo me, erano a livello giusto. C'era in particolare le ultime sugli scogli più difficili e sono contento della mia prestazione. Atteso al bis dopo la vittoria ottenuta ad Arpino, il valtellinese Raffaele Bazzi con il pettorale 57 in sella alla Montesa strappa il quarto posto a Pradelli solamente dopo la conta dei migliori passaggi a zero. Dopo un discreto avvio di gara, Bazzi commette qualche errore di troppo nel secondo giro. Poi la rimonta sul finale e la quarta posizione conclusiva, in compagnia dei giovani emergenti, i quali hanno spazzato via in poche gare i vecchi pretendenti al titolo, che si devono accontentare ora delle posizioni di rincalzo. 50 sono le penalità complessive ottenute da Raffaele Bazzi a fine gara. Ed è solamente quinto il modenese Michele Pradelli in sella alla beta con il numero 32, miglior rappresentante della vecchia guardia della categoria senior, messa in disparte senza troppi complimenti dalle nuove leve.
In difficoltà al primo giro, Michele Pradelli si riprende bene poi al secondo passaggio, ma purtroppo troppi errori commessi sul finale di gara gli fanno perdere il terzo gradino del podio. 50 le penalità complessive totalizzate da Pradelli, ma per effetto dei minori passaggi a zero, per lui c'è solamente il quinto posto. Si ripete al successo il pilota di Cuneo, Alessandro Bondo, con la Gasgasa, il pettorale numero 84. Al termine di una gara decisamente facile per i piloti junior, per lui c'è una vittoria. Infatti il podio si è giocato con pochissimi errori di scarto. Autore di un secondo giro record a zero errori, Alessandro Mondo si è imposto per la seconda volta quest'anno, totalizzando con 8 penalità complessive il miglior risultato anche nei confronti dei ben più esperti piloti della categoria Master che si impegnano sui medesimi livelli di difficoltà. Sentiamo Alessandro Mondo nella prima dichiarazione rilasciata a fine gara. Beh, è andata molto bene, con zone molto tecniche, ma forse di nuovo un po' troppo facili. Penso che la zona più tecnica sia stata la zona 10, che è anche quella che secondo me ha fatto la differenza. Io credo di aver girato molto bene il secondo e il terzo giro, spero di continuare così. Piazza d'onore a sorpresa per il piemontese Paolo Vadi, che scavalca l'umbro Filippo Gasco solamente dopo che i cronometristi hanno conteggiato i migliori passaggi a zero penalità. Sentiamo l'intervista rilasciata da Paolo Vadi in conferenza stampa. Abbastanza bene, sono partito un po' male e poi mano a mano nella gara sono riuscito a recuperare concentrandomi e tenendo sui piedi. Errori banali alla zona 5 e alla zona 6, ma dopo col passare delle zone sono riuscito a concentrarmi meglio e recuperare i punti che avevo perso. E la lotteria degli zeri lascia Filippo Gasco in terza posizione, ma lui è contento ugualmente perché ha ottenuto comunque un ottimo risultato. Bravissimo questo pilota umbro in sella alla vetta numero 85. Sentiamo cosa da raccontarci nell'intervista di fine gara. Allora, zone molto belle, sicuramente un pelo facili, come hanno già detto i miei compagni qua, e forse poco selettive, nel senso che bastava fare qualche errore di troppo che subito si finiva dietro in graduatoria. Ho visto... Ti sono piaciute? Sì, sono state comunque belle zone, tracciate bene e sempre tecniche. E, un po' lungo il trasferimento, forse anche troppo stancante. Ho visto parecchi papà stanchi proprio. In quarta posizione, staccato di 5 punti con 15 errori complessivi, si è piazzato il pilota della Sherco Moreno Ramoni con il numero 88. Per quanto riguarda, grazie. Grazie. Per quanto riguarda, nella categoria Master si assiste a una vittoria molto sofferta. Questa volta infatti il lecchese Andrea Petrella, con la Sherco numero 141, deve vedersela con il campione senior del 2003, Andrea Soulier. Petrella comunque procede per tutta la gara a ritmi elevati, concludendo il terzo giro senza errori fino all'ultima zona, dove si è quasi giocata la vittoria per un errore di distrazione. 10 le penalità complessive di Petrella al pari dell'avversario Soulier, ma un maggior numero di passaggi netti a zero penalità gli assegna a tavolino la terza vittoria stagionale. L'assenza poi di Andrea Buschi e la debacle del veronese Ottaviani lanciano Petrella verso il secondo titolo nella Master. Sentiamo l'intervista rilasciata da Andrea Petrella a fine gara. Ma sicuramente oggi bene, in quanto sono molto contento perché c'era anche Andrea Soulier, in quanti lo descrivevano tutti il mio diretto avversario. Mi dispiace solo che non c'è stato Andrea Buschi. La gara mi è piaciuta, un pochettino secondo il mio punto di vista un po' facile, avevo paura del tempo che venisse il brutto, la pioggia, però del resto sono andato abbastanza bene. Volevo concludere l'ultimo giro a zero penalità, ma invece qui all'ultima zona ho fatto un 5 clamoroso di distrazione, proprio ho messo la ruota fuori traiettoria e ho beccato un 5, però nel compenso sono molto contento. Campo di vestiario motociclistico e non solo. Intanto attenzione, Andrea Soulier, numero 175, pilota che l'anno scorso
Al debutto in questa categoria, con due gare di ritardo a causa di un infortunio, il campione senior del 2003, Andrea Soulier, su gas gas col numero 175, ha immediatamente preso il suo posto al vertice della graduatoria, dove lo vedevano chiaramente tutti i pronostici del campionato. Una serie di piccoli errori nelle prime due tornate gli hanno tolto però la soddisfazione di ottenere la prima vittoria stagionale. Purtroppo per lui, le due gare in cui è stato assente gli hanno tolto i punti necessari per lottare per il titolo italiano. Sentiamo l'intervista di Andrea Soulier, veramente spiritoso, a fine gara. Ma sono abbastanza contento del debutto in questa nuova categoria, logicamente le zone sono molto più facili che nella senior, però comunque è sempre dura tenere sui piedi nelle zone facili. I miei avversari sono tornati quelli di sempre, con Petrella ci correvo già circa 17-18 anni fa e con lui anche, speriamo di fare un po' meglio la prossima gara. È uno dei piloti più forti della categoria Master, Marco Andreoli. E bisogna registrare ancora una terza posizione per il veronese Marco Andreoli in sella alla Scerco con il pettorale numero 144, il quale, contrariamente alla sua abitudine, questa volta affronta le zone a Marina di Campo procedendo con una lentezza per lui insolita. Purtroppo però gli avversari sono stati più accorti nel posare i piedi a terra e con 13 penalità complessive, vale a dire 3 piedi a terra in meno degli avversari, si deve accontentare ancora una volta del terzo posto. Comunque soddisfatto a fine gara Marco Andreoli. C'è sempre qualcuno di nuovi, ma comunque prima o dopo riusciremo a migliorare il risultato, spero. La gara, come dice lui, è stata bella, ci vorrebbero delle prove un po' più difficili, però bisogna pensare anche agli altri, insomma. Andrea Petrella! Francesco Lunardini, coordinatore nazionale del trial, dall'alta montagna al mare, ma il trial al mare ci sta, Francesco? Certamente, con la gara dell'Elba, che è una gara stupenda sotto tutti gli aspetti, e comunque l'aspetto tecnico saranno poi gli altri che diranno una relazione sulla manifestazione, posso dire che comunque il trial è... appunto si può organizzare anche riva al mare e quindi è un invito a tutti gli amministratori, a tutti coloro che comunque sono interessati alla disciplina, che possiamo spaziare da, proprio dal mare alla montagna. Le condizioni atmosferiche in via di peggioramento a fine giornata hanno reso meno amaro per tutti lasciare una così incantevole località di mare per fare ritorno a casa. Il campionato italiano di trial torna al nord Italia con la quarta prova, che è in programma a Boario Terme in Val Camonica, provincia di Brescia, domenica 16 maggio 2004. Non mancate!